Ciao amici! Ciao amici! Eccomi qua, condividiamo la live perché chiaramente i cavi qua si mettono uno sopra l'altro. Ciao Streamerman, ciao Sound Alerts. Renault Classic, bellissima. Ok. Ciao amici, grandissimi. Come state? Twitter. Come state, raga? Si parte immediatamente, eh? Come va, raga? Allora, Twitter, manca Facebook e Telegram, eh? Ok. Ciao amici, come state? Grandissimi, grandissimi. Ok, vediamo questo per avere un bitrate migliore. Chiudiamo anche quello. Allora, ragazzi, io stasera pensavo di comprare auto. Ciao amici, come state? Grandissimi, statemi bene, raga, grandi, dai che ci giochiamo un po' di Gran Turismo. Gran Turismo 7, eh? Dai, dammi i soldi, mi servono un sacco di soldi. Mi servono soldi! E chiaramente lui mi dà il NOS. Grande gioco, grazie, grazie, grazie. Un bel NOS per la Bugatti. Ci sta, vabbè, vabbè. Uè, Crixio! Cristian, cammina con Carla. Ah, grande, grande, grande. Ciao Andrea, grande Cristian! Stai camminando. Oh, buona camminata, amici miei. Ciao Andrea, grandissimo amico mio. Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Allora, ragazzi, stasera facciamo un po' di Twitch. Allora, volevo farvi vedere prima di tutto il nuovo. Ciao amore mio, come stai? Cammina, mi raccomando. Allora, guardate che panorami pazzeschi. Mi sembra di essere in montagna dove siamo stati io e Carla Bragali e il grandissimo Zanneboy e Vittorio. Distrutto Andrea? Porca miseria. Che bello Carla, volevo essere anch'io come voi, ma purtroppo, no, no, purtroppo, sono qui a fare la live. Ecco, non è purtroppo perché mi piace fare le live, mi piace giocare, però una bella camminata mi piace anche a me farla. Allora, vediamo un attimo qui nel caffè che cose è successo. Oh, Abarth, ricevi ricompensa, Luca, con la tua azione hai tutte le auto. Sì, ce le ho tutte. Quindi, cosa mi dai? Biglietto. Ok, extra menu. 6. Dai, Andrea, che giochiamo insieme. Queste tre auto sono opera di Abarth, un marchio italiano facilmente riconoscibile per il logo a forma di scorpione, ragazzi, sì. Il suo fondatore, Carlo Abarth,
ha fatto esperienza con corse motociclistiche e costruzione di auto da corsa. Nel 49 ha deciso di fondare una sua azienda, Abarth & Co. Il famoso scorpione è diventato un riferimento al suo segno zodiacale, dato che è nato nel mese di novembre. Oltre a costruire auto da corsa formidabili, Abarth è considerato l'elaborazione ufficiale di Fiat, il costruttore italiano di auto più versatili. Motore, scarichi, sospensione elaborate da Abarth possono trasformare qualsiasi Fiat in un modello sportivo. Ah, guarda sotto cosa gli ha messo. Le soluzioni ingegneristiche dell'azienda sono spesso definite anche magia Abarth. Grande. Ciao Loki, amico mio! Bene, 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 sono stanco. Sono un po' stanco, Loki, sì. Effettivamente un po' stanchino. Questa celebre Fiat Abarth 595 ha fatto la storia al suo debutto, avvenuto negli anni 60. L'incremento di cilindrata da 500 è citato anche nel nome del modello 595, 95 cavalli in più. Negli anni 70 Fiat ha assorbito Abarth. La prima Abarth della compagnia dopo il consolidamento si acquista 12 Fiat Autobianchi a 112. Sì, ma no, l'Autobianchi era, sì, beh, ha preso anche l'Autobianchi alla fine. Grazie. Ciao Loki, dopo guardo il video. Sì, dopo, dopo, dopo. Grazie all'elaborazione di Abarth offre un'esperienza di guida da brivido. Nel 97, quando Fiat ha fondato la sua divisione motoristica, Abarth è sparita per un breve periodo. Porca loca. Nel 2007 il nome Abarth è tornato sulle autovetture Fiat, per fortuna. Belle, belle. Questa popolare Abarth 500 del 2008 è stata reinterpretazione moderna di un modello classico. Questa era bella, ha venduto un botto, raga. L'illustre marchio Abarth ha lasciato il segno su diverse auto celebri del mondo corsistico e rallistico. Madonna, ragazzi. Non vedo l'ora che tu scopra tutte. Le ho già fatto, le ho già comprate, le ho già provate tutte. Ok, quindi abbiamo anche questa, raga, eh? Congratulazioni, tutte le tre auto. Eh beh, già tutte, ne mancano poche in realtà. Allora, vediamo un attimo questa. È completato auto da corsa GR2. Speriamo che siano soldi, ragazzi, eh? Collezione auto da corsa GR2. Vediamo che cosa mi parla qua il gioco, perché Gran Turismo 7 non è solo un gioco di corse, ma è anche la storia delle auto, eh? E amore per le automobili. Ma ragazzi, sono stanco. Le auto che hai assemblato appartengono alla categoria di corse più veloci. È una classe che include diverse auto famose della competizione motoristiche. Naturalmente, auto simili richiedono tracciati particolari. Se non erro, il primo tracciato costruito appositamente nella storia dell'automobilismo è il circuito di Brockland, aperto nel 1907 a Surrey in Inghilterra. Era un circuito ovale lungo 4 km, 4. Fu la fonte di ispirazione per il celebre circuito statunitense Indianapolis. Quindi Indianapolis è nato dal circuito inglese. L'aumento della popolarità dei tracciati da corsa spinse costruttori e scuderie a realizzare auto sempre più veloci e aggressive. Ci sta. Bella, questa è la storia breve. Allora, quella abbiamo aperto. Andiamo a aprire i bigliettazzi. Allora, penso che questi sono quelli dei motori, ma spero che ci siano dei soldi. No, infatti me lo ricordavo che questi qua da 6 sono quelli motori o comunque ricompense di questo genere. Ferrari Enzo, vabbè, ci sta. Vediamo. Motori, infatti, mi ricordavo che. Okay. I bigliettazzi dei motori. Vediamo se mi dà un nuovo motorazzo, così. Lexus, vabbè, ci sta. Allora, amici, amici e amiche mie. Andiamo prima di tutto a comprare l'auto qui al brand, che è una nuova Porsche. Che colore la compriamo? Di che colore la compriamo? Grandissimi. Eccola qua, Cayman. Allora, vediamo un attimo. Molto bello. Blu mi piace, rossa un po' troppo, gialla è bella, nera sì, ma va.
grigia, grigia e bianca, no, bianca no. Allora vediamo questo blu qua, questo blu mi piace. Vediamo un attimo. Beh, non è male blu, eh. Mi piace blu. Mi piace. Acquistato, blu. Blu, 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 blu. Andiamo a vedere un secondo nelle... Bella, bella, bella. Blu mi piace, blu mi piace. Sì, la voglio usare. Voglio... No, elaborarla... No. Però andiamo, voglio andare a vedere se c'è qualche bella... livrea. Questo sì. Ecco, vedi? Vedi che c'è qualche bella livrea? Camel. Questa è bella. Aspetta, auto larga. No, 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 no. Chiaramente arriva Olivia. Ne Olli? Aprire. Non è che ci sia molto, eh. Sono un po' ripetitive queste auto, no, larghe no. Ci fa bisogno normale, ragazzi, perché la fate tutti larga? E ormai fanno schifo. Le larghe ce n'è qualcuna carina, ma... Vediamo questa, che sembra un po' più attinente a quello che dovrebbe essere. Cazzarola. Però è bello, dai. Mi piace. Ma piace, mi piace. Chissà se arriverà Sharder, amico mio. 33.000 è stato un po', eh? Un po' tanto. Che cosa ha fatto questo qua? Cerchi per fare 33.000. Vabbè. Andiamo a provare la Monza. Ho visto che è un'auto tedesca, possiamo provarla su un circuito tedesco, eh? Beh, no, l'Urburing no. Ok raga, dai, si corre, si corre, si corre. Ok, partiamo già male. Questa è la Cayman, raga. Scusa 4C. Scusa. Sì, viaggiare viaggia però, eh. Con dei bei frenazzi, secondo me, raga. Ciao amici di Twitch, come state? Grandissimi. Dai che a settembre torniamo operativi al 100%, ragazzi. Grandi sfide, Formula 1, Gran Turismo 7. Un botto di roba, raga. Mi
Niente male sta Cayman, eh. Hanno risolto tutti i problemi delle Porsche. Non Skoda. Vabbè, lasciamo stare qua, raga, che forse l'ho proprio cannata. Sì, vabbè, dai, lo andiamo a prendere. Non ricordavo così tosta questa pista, effettivamente lo è. È bella stabile. Mi piace questa Ford. Ferrari, sei stato tu, eh? Uno Skoda. Ma Cayman è 4x4. Non credo. Ciao amici di Twitch, come state amici e amiche? Grandissimi. Mi piace perché non Skoda sta Cayman, eh? Mi sa che il nostro amico Sharder deve mettersi dietro a fare una bella livrea. Quella Axel! Grandissimo, come stai? Sto correndo col mio Porsche. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi. Buon sabato sera. È sabato sera oggi, eh? Sì. Io ancora una settimana di ferie e poi si ritorna a lavorare ragazzi. Bello, bello, bello. Ho scaricato una livrea di un ragazzo fatta da un ragazzo, ma qui penso che Sharder ci metta tanta roba, eh. Allora, stasera compriamo auto. Oh, Axel, perfetto, tutto ok. Bene, bene, amico. Sono contento che è tutto ok. Ok, la Porschettina, sì, si comporta bene, eh? Devo dire la verità. Devo dire la verità. Porsche Motorsport. GT4 Kai, la targa, raga. Dovrei mettere la targa con i miei Drums, Marco Drums. Porsche Motorsport, bella, 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 mi piace un botto, raga. Vediamo un attimo da dentro. Rosso. Ah, la marcia normale, il Cayman. Non ha le marce dietro il volante sequenziale. No, questo non me l'aspettavo, devo dire la verità, che ha il cambio manuale.
Adesso vado dritto. Oh, boom! Ciao Sharder, amico mio! Speravo che arrivavi. Guarda qua, Sharderino. La livrea, ho dovuto scaricare quella di un altro. Mi è piaciuta questa livrea qua, ti devo dire la verità. Oro con le bandiera tedesca per omaggiarli della Porsche. È molto bella questa Porsche, Sharder, lo sai? Penso che una livrea su questa macchina sia una figata. Ma poi Sharder, amico mio, la livrea sulla Viper, eri riuscito a farla o siamo rimasti un po' in sospeso? No, non ricordo, amico mio. Va che bella frenata. Eh no, c'è quella della... Ah, ecco, vedi che mi ricordavo allora, amico mio. Grande Axel! Va il Ferrarino che mi ha dato una sportellata. Sì, è bella, è bella. Mi piace questa livrea, però voglio quella di Sharder, voglio quella di Sharder. Nella nostra reparto corse di Marco Drans, di Carla, Bella, mi piace sta Porsche, eh? Ti devo dire la verità, Sharder, mi piace. È tosta. Grande, amico mio. Questa è proprio bella, ma è bella da guidare, Charter. È proprio bella da guidare, sta macchina. E vai. È bella da guidare. Aspetta che voglio provare un altro circuito, perché sinceramente... Allora, adesso me la son fatta. Andiamo a Spa, dove corre domani la Formula 1. E vi aspetto domani, ragazzi, eh. Ore 14:30, corriamo insieme 100% del campionato. Allora, inizia. Adesso vado a vedere, amico mio. Sto provando questa Porsche perché ti dico la verità, mi piace. Beh. Grandi, grazie, grazie, eh. Grazie, raga. Vediamo se riusciamo, dai, da ultimi a primi. È la nuova Porsche. Ah, questa hai fatto? Questa è la nuova Porsche, sì, questa. La Cayman. Non scoda, è bella stabile. Mi piace. Elaborata per bene, gomme, freni. No, no, Axel, gliel'avevo già chiesto. Stiamo cercando anche noi chi fa gli adesivi. Io ne ho fatto uno con i programmi quelli free, ma è un casino. Non riesco a trovare nessuno, neanche ragazzi che escono dalle scuole che me li fanno. Sono troppo grossi quelli che creano. Avevo chiesto una volta nel gruppo di Gran Turismo che c'era un ragazzo che l'aveva fatti. Sì. Ciao amici di Twitch! Quello che ha fatto gli adesivi è Filbo, il ragazzo che viene ogni tanto qui con noi. Lui non so se li ha fatti lui o comunque la sua squadra corse. Loro ce li hanno, anche Vertex hanno gli adesivi loro proprio. Esatto, ciao amici, come state? Grandissimi, stiamo correndo in Belgio, con la Porsche. Cayman. E devo dirvi la verità che non è niente male. Scusami, permesso Corvette. Per superare la Corvette, leggermente lungo. Viaggia da paura. Sì, Axel, l'avevo già chiesto a Sharder, ma anche noi stiamo cercando qualcuno che faccia gli adesivi perché volevo fare il mio drago. Sharder ha fatto di quelle livree da paura, eh. Porca miseria. Ma
anche loro, eh. Vai davanti e ti vengono addosso. Vai. Anche di prima. È forte perché... ICS basso. Eh no. No, no, neanche a pagamento so di gente che crea di qui. L'unico che ho visto è Vertex e Filbo. Ma credo che non le hanno fatti loro, li hanno fatti qualcuno per loro e li usano. E loro vanno e creano le loro livree da quello. Cioè, beh, gli studi ci sono, credo che ci sono degli studi che ti fanno il formato giusto entro i 14K, però che sappia io gente che lo fa così no. Avevo sentito anche dei ragazzi che fanno proprio la scuola e gli avevo detto che lo pagavo tanto per fare un adesivo che me ne frega e niente, non sono riusciti perché li fanno troppo grossi e per scalarli tolgono il colore, fanno dei disastri, bisogna fare col vettoriale, con Photoshop, con Illustrator. Sì, assolutamente. Assolutamente Sharder. Magari c'è anche qualcun altro che vuole giocare con noi. È un po' che non giochiamo insieme. La pausa estiva di vacanze è stata deleteria per il gioco e le nostre live, però adesso si sta tornando, ragazzi. Io ho riparato il volante, c'è anche un bel video come fare la pulizia sul mio canale, visto che ho risolto perfettamente il problema. Se volete seguirlo basta che andate sul mio canale di YouTube, al massimo adesso poi vi posto il link proprio di quel video lì. Allora, basta stare un po' tranquilli, sta macchina si guida alla perfezione, eh? Con delle gomme buone. E domani ci facciamo la gara di Formula 1 completa. Grande Charles, dai, 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 ti aspetto. Vabbè, questa l'ho presa un po' larghetta. Ieri ho giocato con il mitico Kevin. Eh, 14 secondi, cazzarola, senza gomme, senza nulla. Ma perché senza gomme, questo robo? Senza gomme, senza nulla, figo. Figo, figo davvero. Troppi pochi soldi. Kevin, sono in live. Se vuoi giocare tra un po' a Shadow arriva a casa. Possiamo farci un online insieme a GT7 che è un po' che non lo facciamo. Fammi sapere, amico. Allora, qui si è incasinato. Perché le cuffiette, ragazzi? Si incasina così la roba. Allora ragazzi, io porterò anche Destiny 2. Ho preso la regina dei futuri perché voglio sparare. Aspetta che volevo vedere. Sono stato qui a guardare la cuffietta. Non ho visto chi mi ha fatto girare. Allora, quello mi è venuto addosso. Forse è lui, il Nissan, no, no. Ah no, è proprio, vabbè, il Nissan mi è venuto addosso, io ho girato sul cordolo. Bella, mi piace questa cosa, vi devo dire la verità. Ottima livrea, ci risentiamo alla prossima. Ok.
avevi scritto altro prima? Non ho un'ottima livrea. Ci risentiamo alla prossima. Va bene. Ciao. Se... Beh, puoi giocare con noi anche se non hai la livrea, eh. Non è che gliene frega niente a nessuno. Tanto lo facciamo per divertimento, però come vuoi. Allora, ragazzi, andiamo adesso a comprare macchine. Quindi, la Porsche Cayman GT4 2016 l'abbiamo comprata e va che è una meraviglia, e va che è una meraviglia. Allora, ma che cos'è la mangusta qua? Ma io ce l'ho la mangusta. Allora, 500.000 compriamo sta mangusta. Allora, detto Tommaso, mangusta è un celebre linea. Ah, la linea! La livrea avevi scritto. Ah, ok. È celebre sportiva degli anni 60. Ok, amico mio. È una delle creazioni più famose di Giugiaro. Il suo valore è aumentato molto di recente, ora che sta per raggiungere un capitolo molto interessante della storia della mangusta. Ah, infatti, Axel, mi sembrava strano, non ho la livrea, vado via, vabbè. No, vai tranquillo. Ecco un modello originale di Christian Dior. Quest'auto è stata creata in collaborazione con la famosa casa di moda francese Christian Dior. Ha avuto in fondo nell'auto l'elegante essenza del suo marchio. Lo stile che ha curato il progetto è Kim Jones, direttore artistico della collezione Dior d'Uomo. La mangusta che ha modificato e caratterizzato da colore chic dalla striscia del marchio Dior sul lato. 47 a carrozzeria ha un forte legame con la storia del marchio Dior. Infine, a corredo di questa mangusta sono stati realizzati anche una tuta e un casco. Beh, ci sta. Vabbè, non ce l'avevo, scombiamola. De Tomaso, Dior. Giù. Ha detto Tommaso, ma è possibile che la mangusta non ce l'avevo? Possibile, mi sembra un po' strano, però se me la dà. Sì, proviamola. Ah, ma questa non me la dà comprata, quindi alla fine della fiera è come se non l'ho comprata. Bene. Bene. Visto che è francese, andiamo a provarla in Francia. Sei serio? C'è un circuito più piccolo, no? C'è solo la Sarthe, non si può provare in Francia, ragazzi. Goodwig, com'è? No, è troppo grosso. Ciao Gianmarco! Ah, la livrea, è vero, amico mio, è vero, hai ragione. Ok, andiamo a vedere la livrea. Sto accendendo, grande. Ciao amici di Twitch. Allora, adesso compro le macchine, Sciarderino, poi facciamo l'online. Allora, andiamo a vedere le mitiche livree carina. Vedi, DF1 l'hanno fatta loro. La mette dappertutto lui. Vabbè, Filbo va bene. GR4, questa chi l'ha fatta? Pipuzzo ci sta. Vedi, Phil. E Pippuzzo. Uè, Charder! È questa? Bellissima! Ok, nella raccolta. Andiamo a vederla. Questa macchina devo ancora comprarla, non ho soldi per comprarla. Bella! Bellissima, ragazzi! La Honda di Senna, incredibile! Viene quasi la gocciolina. Va a busso. Bella. C'è la Genesis e la Subaru GR4. Ok. Questa l'abbiamo vista. Sharder. Ah, Team Dragon. Ah, questa è Team Dragon però, eh. Bellissima. Vediamo ragazzi la mega livrea di Sharder. Ah, la Genesis, sì, ti avevo detto la Genesis, bellissima. PlayStation 5, bellissimo, GeForce GT3, True Force AMD. Dragon MDRT dietro, bravissimo. Bella, bellissima.
Bellissimo, bravo Sharder. Bravo, bravo amico mio. Questa qua, vabbè, Pipuzzo ci sta. Pipuzzo. E Phil sono, si vede dalla stessa squadra. Vediamo Vertex. Bella. Allora, Costa, Vertex, Charter. Eccola qua. Bella, raga. È fantastica. No, raga. La Viper, ma guardate che roba. Le man, Marco Trans Games, bellissima, bellissima. Bellissima. Che colori, Sharder. Grande, amico, cazzo. Dai, che bella, Gianmarco, ma che roba. No, questa devo provarla subito. Ah, vedi che hanno fatto anche loro la Porsche? Allora, vediamo se c'è un'altra, Uomo Tigre. Vai, diamogli un bel... Mi piace anche lui. Caserchino, vabbè, non chi se ne può. Ciao, player. Ciano. Eccola qua, la Subaru. Peccato che non ho il gioco. Grande, Gianmarco. Dai, fammi una bella sub, Marco. Gianmarco e Mitico Sharder ti fa una livrea dedicata a te. Sharder, cosa ne dici? Una bella sub per una bella livrea. Bellissima, raga. Dai, ti facciamo una bella livrea, Gianmarco. Anche se non hai gioco, corro io col tuo nome, per te. Una bella sub però, Ok? Siamo d'accordo? Dai, ci mettiamo la mano. Quando arriva la sub, arriverà la livrea. La sub sarebbe abbonamento. Academy, Potenza, Phil, Olympus, Sport, Amazon, bellissima, bellissima, bellissima. Bella sta GT Academy, sta livreozza, Ma GT Academy, ma questa è nostra? Non leggo Dragon. Rainbow Six, Warzone. No, non leggo che è nostra, Sharder. Dove c'è Olymp Sport Nutrition? Sarebbe figo se metti il nostro nome. Dragon 3 è nostra. MDRT. Ma dov'è il logo Sharderino? No, non lo vedo. Però dell'Academy. Ah, ok. L'Academy allora non metti il logo MDRT. Vabbè, è bellissima. Allora. Carina, carina, carina. Ah, sul cofano, fammi vedere. Ma non si vede, ecco perché non. Ok, dai, questi li abbiamo già visti. C'era tutta la roba di. Quindi, allora, fammi capire, la Viper. La Viper. Andiamo. Ah no, aspetta, no, aspetta, aspetta. Facciamo Christian Dior. Andiamo a provare la macchina. Dopo vado a provare quell'altra che compro. Dopo mettiamo la Viper e corriamo insieme, ok? Dai, andiamo a Monza che si fa prima. Questa è la Mangusta di Christian Dior, ragazzi. Sapete che nel canale di Marco Drums Games quando escono le macchine le compro, le provo e ve le faccio vedere, eh? Ve le faccio vedere fuori, dentro. Questa è la Mangusta, eh? Vai Gianmarco! Ok, bisogna frenare un botto perché... Ah, scusami, scusami. Ho danneggiato... Oh! La Christian Dior Mangusta, De Tomaso. C'è qui 100 miliardi di dollari di danni. Allora, viaggia, viaggia, ragazzi, ma non potete capire anche come va, dove vuole... Come va, dove vuole lei. Questo... Secondo me, ragazzi, è stato lui che mi ha tirato dentro, eh? Però, dai, dai, mettiti dritta. Dai, Mangusta, non voglio arrivare all'ultimo.
Ferrari 365 GTB del 71, dai. Ah, c'è anche una Mazda Ro. Allora, questa cosa che ci sono le macchine vecchie, poi mette le macchine nuove, mi ha tirato dritto, grazie Ferrari. Un po' mi ha tirato dritto. Allora, voi non potete capire come va dove vuole lei. Bisogna fare un po' di drift qua, eh. Qui siamo al Parco Nazionale di Monza e quando acceleri tutto questa macchina va dove vuole lei. Dai, dai che non frena, Lancer. Non puoi assolutamente accelerare in curva, eh. Ma anche sul dritto quasi. Beh, 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 ma ha una bella accelerazione, devo dire la verità, eh. L'ho fatta un po' schiscia, eh. L'accelerazione è buona, eh. Devo dire la verità. Anche una bella accelerazione. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? A frenare per tempo si riesce a tenere in strada. Qui è, devo tenerla un po' col gas. Eppure si dovrebbe tirare un po' di più lì, eh. Urca. Non arriviamo neanche in fondo. È tosta, raga, eh. È tosta. Allora amici, com'è andata? Come sono andate le ferie? Dai, scrivetemi. Scrivetemi in chat, se non siete iscritti al canale iscrivetevi ragazzi, dai, manca un solo follower a 6.30, ero arrivato a 6.30 ma probabilmente è successo qualcosa, qualcuno si è tolto o ha cancellato l'account, perché a volte un paio di persone avevano cancellato l'account e automaticamente toglie il follower a tutti quelli che hanno dato, ero già arrivato a 6.30. Grande Sharder, grazie amico mio. Di traverso alla Loki. Alla Loki. Vai, vai. Vediamo un pezzettino dell'auto di Christian Dior, ragazzi. Ah, con una botta sul fianco, paraurto anteriore destro. Vediamo un pezzettino della macchina, così andiamo a comprare l'ultima, la proviamo e poi andiamo a correre con l'amico Sharder, eh. Tu
Ciao amici, la De Tommaso Mangusta Christian Dior, l'abbiamo comprata, guardate qui che spettacolo, anche se a me non è che però piaccia tantissimo, non è tutto sto gran top, eh. C'erano tre brasiliani tra l'altro dopo di me. Allora, andiamo a comprare l'ultima e andiamo a fare un po' di online con l'amico Sharder. Ciao amici e amiche, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, grandissimi. E se invece siete iscritti, grazie. Come si dice? Corriamo un po'. Ecco, era questa. Questa qua da 500, però in realtà non me la dà comprata, quindi un po' mi rode il culo perché ho speso 500 per una macchina che non me la dà segnata. Vabbè, andiamo a comprare questa qui. Allora, questa è la Pontiac GTO, considerata una delle prime muscle car americane. Entro breve la sua performance venne surclassata dai rivali. Ponti ha quindi riposto le sue speranze in un nuovo modello e alte prestazioni. The Judge, il giudice. Non solo montava un potente V8 6 litri e 6, era anche molto appariscente grazie alle grafiche strabilianti, larghi pneumatici e spoiler. Grazie alla The Judge, la Pontiac mantenne il suo ruolo di muscle car più importante nella scena. Sì, effettivamente ci sta. 201.000, con l'1.000 vorrei capire perché. La GTO The Judge del 69, ragazzi. Poi abbiamo comprato la Porsche che è fichissima e adesso andiamo a correre con la Viper che ho la livrea, eh. Ok, manca la macchina di Senna che la comprerò perché ho 4 milioni, quindi non manca tantissimo. Penso che la prossima live riusciamo a comprarla, eh. E poi devo farmare 20 milioni per poter comprare le ultime due macchine che mi mancano, ragazzi, che sono quelle. Vediamo se c'è qualcosa negli Stati Uniti di piccolo. Di piccolo c'è questo, dai, ma chi se ne fotte? Ah, c'è anche questa, guarda che bello. Dai, proviamo la Pontiac GTO. Il giudice, proviamo il giudice, The Judge del 69, del 69, del 69. Vediamo un attimo il giudice del 69. Mettiamo il motorazzo. Ecco, da buona muscle car che non tiene la strada manco avesse licani nel motore. Oh, già fatto la fiancata, eh? Terza curva. Ok, ci sto. C'è un tempo brutto, brutto, ma brutto, eh? Tende al piovere. Guardate che nuvolozzi. Sono nuvole da pioggia, eh? Ok, quando freni va dove vuole lei. Perfetto. Bene. Porca loca. Qui me l'ha fatta un po' tutta storta, ma a un certo punto mi ha anche aiutato. Scusami, perché pensavo di riuscire a passare di fianco. Tu cos'hai? Ah, tu sei là? Dodge Super B, che rottamo. Dai, adesso non dovresti girarti, è una parabolica, e invece lei si gira. Ha 4 girozzi, eh? Ah, in 4 marce! Ci sta. Sharder, fai pure la lobby, eh? Andiamo con le Viper che hai fatto la livrea fighissima. Possiamo fare il Viper e Genesis stasera, due belle galosse così.
forte ma non fortissimo, eh. Ciao Andrea, è una nuova pista? No, è quella americana. Non so, ma l'ha detto che c'era una pista Spagna senza la S, boh, non l'ho mica vista. No, questa è l'America, questa è quella che c'è anche per fare la patente, che ero un po' diventato matto. Ok, qui mi è andata anche di culo che si è intraversata da sola, eh. Però raga, non ho fatto nulla, si è proprio messa di traverso lei. Ha questo brutto carattere, questa Pontiac GTO, di far tutto di traverso, e ha quattro marce, quattro marce. Quindi qui la spistoniamo, la spistoniamo sul dritto, facciamo saltare fuori i pistoni. 200, ma che roba, eh? Non sono ancora saltati fuori i pistons, guarda che roba. Guarda che drift, Loki! Guarda come ti lochizzo! Guarda, diventerò io il maestro driftatore con questa macchina. Questa drifta. Vai che roba! Che legnate che dà. Quella Kevin, amico mio. Ciao ragazzi, ragazze. Che lungo, che lungo. Come stai, Kevin? Non me lo ricordavo più, amico, che non giocavi oggi. Scusa. Porca loca. Oh, qui basta aprire un po', Kevin. Bene, bene, bene. Oh, ma che roba, ma che roba. È che con questa Pontiac GTO, raga. Allora, domani. Non va, non va. La spistoniamo, escono fuori i pistoni adesso. Allora, amico mio, domani ho il Formula 1 pomeriggio, quindi praticamente al pome è andato col pomeriggio con la gara del Belgio. 2:30 comincio, finirò alle 4:30 qualcosa. Se non sono distrutto, ma credo proprio di sì, possiamo fare quel pezzettino. E alla sera pensavo di andare avanti con la Lega di Formula 1. Però a sto punto potremmo fare anche Destiny, effettivamente. Visto che faccio Formula 1 pomeriggio, magari se ci siete, dopo la gara, se non sono distrutto, possiamo fare magari una o due gare della Lega. Dipende se. Non posso. Ah no, porca miseria. Possiamo fare la Lega? Per di sta con voi se la sera ci sono. Andrea dice che non c'è. Possiamo. Allora, se domani gioca Kevin, poi gioca martedì. Ah, di sera sì. Dai, allora alla sera facciamo la Lega, raga? Facciamo Formula 1 domani sera. Quindi Kevin, se vuoi possiamo giocare un po' a sempre se non sono distrutto. Eh sì. Domani mattina potrebbe anche essere, domani vediamo Kevin, perché dipende tutto da Carla, eh. Quindi non vi dico niente, ma dipende tutto da mia moglie e da che ora vado a letto stasera, perché sono abbastanza messo male, nel senso che se non dormo un tot di ore sono distrutto. Comunque sta macchina è una merda. Domani ci sentiamo, amico mio. Comunque sicuramente giochiamo insieme. Per dirti quando non lo so, perché dopo questa live voglio andare avanti in Little Big Workshop e fare quello che mi hai detto tu, dividere i locali. Però Kevin, io ho provato a dividere quelli da proprio fare un locale di montaggio dal locale di produzione, e non riescono a stare al passo perché continuano a prendere la roba e portarla da un locale all'altro. Puoi consigliarmi magari qualcosa di meglio che fare così? Magari dopo la live ci sentiamo in party, eh?
Tanto guarda, adesso sono le 10, facciamo ancora un'ora, poi chiudiamo la live con il mitico Gran Turismo, con le auto nuove. Bellissima ragazzi questa Pontiac, comunque, a livello storia e come era fatta, perché dobbiamo metterci nei panni nel 69 di vedere questa macchina, non adesso che abbiamo delle macchine pazzesche. Nel 69 voi dovete mettervi e vedere questo nel 69 penso che era tanta roba, tanta roba. Allora, perfetto, andiamo anche con la Pontiac. L'unica che mi manca è la Formula 1 di Senna, però amici miei, devo fare 8 milioni e dobbiamo correre un po'. Adesso corriamo un po', poi magari faccio un po' di farming su. Sulla pista della Sardegna. Mi raccomando, bevete, raga, nessuno che mi fa bere, nessuno che fa il pettine, tutti che risparmiano i miticoin, eh? C'è anche una mega sfida che non so se riuscite a vederla, ragazzi. Ho creato una mega sfida che se riusciamo ce la farà Oro Marco Drums al Nürburgring, c'è un premio della Madonna, però non riesco a vederla io qua che l'ho creata. Se la vedete voi, partecipate con i Mitico Coin. Allora, Sharderino, hai fatto la lobby? Se qualcuno vuole giocare con noi, Andrea, o se qualcuno magari che non ha ancora scritto che è dentro nella live vuole giocare senza problemi, raga. Allora, vediamo un secondo. Allora, abbiamo detto la Viper, quale Sharder? Ti ricordi che Viper è? Aspetta che te la faccio vedere, amico mio. È questa? La SRT GT3R del 2015? Aspettate ragazzi che devo aspettare la risposta di Sharder, eh? No. Allora, vediamo un secondo. Era questa, la Viper GR4. GR3, cacchio, non è neanche questa. Ah, scusami. Allora, aspetta. Ok, Viper. Dov'è la Viper GR3? Vediamo un attimo, raga. La SRT del 06, no? La Mustang GTS 02. Ma quante Viper ci sono? Corvette GTS 2013, no? Oh cacchio, amico mio, io non la trovo. Vai al concessionario. Dodge. GT3, questa? No, ma non devo comprarla. Allora, SRT GT3. Ok, aspetta, eh. SRT GT3. SRT GT3. SRT GT3. SRT, se no ragazzi me lo dimentico. SRT GR3. Questa. Credo che questa macchina qua non c'ho neanche nulla, credo, eh.
Vabbè, non... solo l'orientazione, glielo compriamo. Prendiamo le morbide. Si potrebbe correre anche sul bagnato. Aspetta, c'era una cosa che volevo comprare prima, fammi vedere. Allora, no. Ah, beh, facciamo questo qui e questo qua, dai, perché questi sono quelli che sono una rottura da fare. Anche se si possono comprare dopo adesso, eh. Ok. Perfetto, allora andiamo a cambiare la laurea. Speriamo che non si inchioda al gioco, perché a volte mi si inchioda al gioco quando cambio le livree. Sono talmente belle le livree di Sharder che fa casini. Ok. Non mi ricordo se questa era la mia. Sì, questa è mia, mamma mia. Che roba Sharder, che roba, bellissimo. Aspetta che voglio andare a vederla prima di correre. Fatemela vedere, ragazzi. Mamma mia. Che bella colorazione, ma chi se ne frega dentro? Vediamo. John Deere, i trattori, bellissima, bellissima. Farming Simulator, Marco Drums Games Live, bellissima, 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 bravo. Allora, dai, vengo online. Verifichiamo l'ambiente di rete in corso, speriamo che lo mettano a posto sempre meglio l'online, perché a volte fa cose strane, sto gioco, si fa tutte cose strane, sto gioco. Vediamo un attimo se Sharder l'ha fatta. Bravo, bravo Sharder, grazie. Grazie a te, amico mio. Bella, bella proprio, eh. Bella, bella proprio. Allora, verifichiamo l'ambiente in corso. A volte ci mette un po', adesso allora mostra stanze amici, eccolo qua, Drago MDRT. Allora questa non ricordo che cos'è, si potrebbe fare anche poi dopo la Belgio, così la provo per domani. Ecco qua, con la Formula 1 non c'entra nulla. Raga, raga. Fatemi provare sta macchina. Sembra che viaggia, eh. Sembra che viaggia, raga. Ok, la prendiamo un po' scialla la prima. Ok, vai Sharder! Se volete giocare con noi ragazzi siete senza problemi, eh! Basta che siete iscritti al mio canale Twitch e abbiamo l'amicizia. Aia Marchito, ho esagerato un pochino. Marcoleggiamo, marcoggiamo. Eccoti Sharder, ti vedo.
Porca. In seconda mi ha dato via. È andato un po' lungo, raga. Uno 27 Charger, wow, viaggi da paura. Che legnata della pazzesca. Da tenere in strada è tosta, eh. Porca, un po' di taglietti, eh. 1,25. Grande Charger. Bel tempo 1,23, eh. Mi è andata un po' via lì. Praticamente il tempo che ho fatto prima. Ah, ma tu hai la Lexus. Ma sono tutte e due GR3?
25-2. Vabbè, possiamo finire questo giro, Scharder, e cominciare. Facciamo. Uff. Partiamo, partiamo, Scharder. Bellissima strada di Ivrea. Ah, lui è fermo, è fermo. È fermo l'amico Scharder. Ok. La fase è conclusa e parterà gara. Fra 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Vai Gianmarco! Vai, vai, go, 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 go! Perché mi è partito in terza? Porca miseria! Bravo, Scharder aveva già capito che la brancava dentro. In terza, ragazzi! E vai, si parte in terza. Ragazzi, qui non si scherza. Il grandissimo Scharder Design con la Lexus davanti a Marco Drums Games Channel che cerca subito di imporsi senza toccarsi dentro, ragazzi, una gara correttissima. Ce l'ha di fianco, un pelino dietro, senza toccarsi, ragazzi, eh. Qui stiamo arrivando a livelli incredibili. Attenzione che questa bella Viper è potente, eh. Mi piace un botto, ragazzi. Avevo visto la mitica Giulia quella sera che ci ha dato paga a tutti, che addirittura si fumava una sit, una cannetta, mentre, no, una sigaretta, mentre, una siga, mentre noi stavamo correndo così, tutti belli presi, lei andava e veniva. Ciao amici, come state? Dai, cerchiamo di. Oh! Sharderino? Dov'è che mi hai superato, Sharder? Dov'è che mi hai superato? Impossibile! Devi per forza andare dritto. E Sharderino mi ha toccato dentro! Incredibile, ragazzi! Come tiene la strada la mega. E non ce n'è per nessuno, e non ce n'è per nessuno. Sharderino grande, bella lì. Adesso lui mi recupera di brutto, raga. D'altronde io ero dentro e l'ho portato a cazzarola. No, bruciata anche con. Non ci credo. Guardate che bei segnozzi. Come è andata dritta, ragazzi, ero al limite della mia Viperina. STRS GR3. Dai, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Un po' di tempo. Ah.
Allora, hanno fatto dei cambiamenti mica male con le gomme, con l'ultimo aggiornamento e anche con i consumi. Me ne sono accorto quando facevo Sardegna. E secondo me hanno cambiato qualcosa. Vabbè, la Viper qua non la conosco, raga. Gli ho picchiato dentro 800 cavalli. Eravamo abbastanza equilibrati, con i mezzi, sinceramente. A parte il mio errore, abbiamo fatto due giri da paura. Questa curva qui che è in discesa a destra, ragazzi, che è una cosa incredibile. Bastava che frenavo un po' di più, sinceramente. Sono arrivato proprio a palla. E comunque se arriviamo secondi siamo sempre a podio, eh. Sto correndo a fuoco. Ciao amici e amiche di Twitch. Mega gara con Sharder Design, che ha fatto questa livrea che sto usando adesso, che è pazzesca, ragazzi. Dopo ve la faccio vedere. Eccolo là in fondo. Sono uscito dopo un primo secondo giro da paura. Andando con, guardate che bella da dietro la mia Viper GT3. Vediamo se riusciamo a prenderlo, almeno a recuperarlo un po'. Premendo tutti i cavalli della mia Dodge, il V8 da 6,6 litri, penso che abbia 46 litri di benza a secondo. Bella, 1,25 e 1. È l'ultimo giro, arriverà primo, ma gli ho rosicato un po', raga, eh. Gli ho rosicato un po'. Qui non riesco a erogare subito la potenza perché credo che la Viper ne ha troppa. Qui è stato l'errore alla curva, che sono andato dritto, si vedono ancora i segni. Bella, bella Charder 2,5, ti stavo prendendo. Amico mio, ti va di rifarla? La rifacciamo perché mi è stata un po' antipatica il fattore che sono andato fuori come un coglione con la curva là. Bellissima, ragazzi, che livrea, incredibile, incredibile.
Dimmi tutto, Sharder, ti va di rifarla? Rifamo la stessa? Dai, dai, dai. Vai al tracciato. No, 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 partiamo subito proprio. Aspetta, aspetta, aspetta. Tanto chi se ne frega primo o secondo. Vai pure, falla proprio partire. Mi devo concentrare. Un po' d'acqua. Due, uno, via. Vai per. No, non partiamo in terza. Oh, ah, è cambiato, hai messo la BRZ, eh. Ah, interessante, interessante, Sarderino. Vai. Guardalo! Ah, non gli ho dato il dentro. Oh no! Ma non ci posso credere che succede sempre qualcosa! Non ci credo! Raga! E che cavolini di Bruxelles! Cioè, non è possibile! Dai, entra! Dai, Eva! Sharder, ricominciamolo per piacere! Ricominciamolo, amico mio! Please, please, help me! Non ce la faccio! Please, please, don't help, help me! Help me con questa Viper che non sta in strada, amico mio! Sharder! Non sta in strada! Dai, dai, adesso bella, eh! Se mi giro sono cavoli miei, non devo girarmi. Dai, 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 Sharder, dai, dai, Sharder! Bella Sharder, bella lì. Allora io con la Viper qui, amico mio, devo frenare già a 150 metri, ma dargli giù una bella inchiodata, eh. Penso che tu, guarda come mi recuperi con la BRZ. Ti ho dato un bacino, Charles. Grande!
Bella Kevin! Cazzo! Sono contento, bello, 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 la regina. Dai, così giochiamo a Destiny, amico mio. Destiny è bello, 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 mamma mia! Eh sì, Sharder mi ha stracciato. Stasera Sharder mi ha stracciato con la BRZ e con la Infinity. Cazzarola sta Viper a tenerla in strada, raga. Voglio farla con la Beetle. Adesso ne facciamo un'altra, Sharderino. Stessa pista, cambiamo auto. È tosta, eh. Ah, passamelo. Settaggio per la Beetle mi interessa, magari la fa andare più veloce. Grande, grande Kevin, passamelo su WhatsApp. La madosca. Poi tra l'altro c'è anche il volante che inspiegabilmente, probabilmente ha lavato il pavimento oggi mia moglie, e inspiegabilmente va avanti. Secondo me, anche quando l'ho pulito, è diventato molto più duro. Si era un po' smollato il freno prima. Adesso è ridiventato praticamente come nuovo, pulendolo con l'aria compressa. Bisogna sgamellare dentro per... Ciao amici, amiche di Twitch. Drums, l'amico Kevin, portiamo anche Destiny, la regina dei sussurri, dobbiamo trovare un gruppo per giocare insieme in live, adesso vediamo un attimo se riusciamo a trovare altra gente per fare il raid, ma altrimenti facciamo solo noi così. Perché viaggia sta macchina, raga? Non è che non viaggia, è che è tosta da tenere. La curva terribile è questa qua. Bella. Ah, l'ho visto in fondo, Charder. Ha fatto la curva adesso. E quando ti prendo?
Ultimo giro, Charles sarà arrivato, eh? Eh sì. Uno 24 e qualcosa, Sciarderino. Ah, cazzarola, oh, sta macchina da tenere in pista, però bellissima, livrea fantastica. Raga, ma tenere in pista sta macchinetta è un tot. Allora, Sharder, te la dico qua. Ciao Loki, vieni dentro a giocare. Allora, vado con la Beetle. E rifacciamo la stessa, dai, vediamo. Vuoi giocare Loki? Dai, muoviti. Allora, andiamo con stessa pista. Aspettiamo Loki che arriva. Prendo la Beetle. Fammi vedere cosa mi ha mandato Kevin. Mi ha mandato. Settaggi della Beetle, bella, grazie Kevin. Senti come gira il turbozzo della Beetle, eh? Vieni Loki! Sei carica. Yes. Yes, Loki, yes. GR3. CSD raga, che cos'è? Ma non sono dure CSD. Ma porca vacca. Aspetta un secondo. No. Ok. Intermedie. Non è che anche prima avevo cannato le gomme, oh. Dure addirittura. CSD. Dai. Loro lo fanno con le morbide e io vado con le dure. Vabbè, vabbè. CSM. Andrea, Andrea, Andrea.
Amico mio! Frena cazzo! Come sfrigola il turbo di questa Beetle Volkswagen. Bella raga, vediamo se riusciamo a recuperare un po'. Bella aereozzo sopra la testa. Ok, dai, ultimo giro per tutti, poi si parte.
vai. E vabbò, 25-7. Dai, partiamo, partiamo, raga, partiamo. Si parte, amici, forza. Vai. Fra inizio l'evento incredibile, incredibile. Vai. Sì, raga, la bitola è troppo lenta. La birichino sto cazzo, è lenta, è arrivato. Le altre due con la BRZ, io con la scarsa, e dice anche birichino lui. Ah bello, fai partire sta gara, va. Agiombrellino. La fase si è conclusa. Come mai non stiamo correndo la gara? Ti si è scaricato il telefono? Scrivi avvia. Ah, aspetta. Come si scrive qua? Cacchiarola, come si scrive? Non so come si scrive, raga. Ok. Ok. Non mi ricordavo più come si scrive e tra l'altro non mi ricordo neanche più come si scrive adesso, cioè non me lo ricordo. Non me lo ricordo, io c'ho il cambio manuale, è incredibile, ma vero è nuovo, non l'ho mica usato. Ci pettiniamo, bevi Phil 5 giorni fa, nessuno mi fa bere, nessuno mi fa pettinare, nessuno usa il Meatcon. Ah, grande, 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 quadrato, col quadrato si scrive, bene, 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 grande, 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 grazie, lo scarico. Il telefono scarico. Vai! Fight! Aia! Ma vai a fare in culo BRZ. Porca loca. Ma perché fa così la BRZ? Ma perché? Non ha mai fatto così, amici, non ci credo. Può essere, eh. Io non mi trovo. Dai, con la BRZ non ha mai fatto così. La BRZ, ma wow. Vabbè, dai, è andata. Correte, Sharder e Loki, grandi. Non mi trovo più nella BRZ. Era meglio se correvo con quell'altra, hai visto? Hai visto che era meglio se correvo con la mia bitollina? Da quando è che la BRZ sbiffora così tanto? Boh. E adesso l'ho messo al 3. Adesso il 3, prima l'1 andava come. Ma non lo uso sempre all'1 io la BRZ. Non riesco a capire come mai. Ho perso la concentrazione, Andrea. Cioè, dai, BRZ.
Course feedback qui sì, c'è qualcosa di diverso, non è male, ma c'è qualcosa di diverso che non mi trovo a correre con la BRZ, hanno fatto qualcosa. Ciao amici, amiche di Twitch, come state, ragazzi? Minchia, 2 secondi sopra Charter, dai, ma com'è possibile? Che è un po' che non gioco a Gran Turismo, ma sembra un po' un'esagerazione. Bravo Charter! Non perché Charter va forte, ma perché non sto andando. 3 gare, 3 sbagli, eh! 3 gare, 3 sbagli! Allora, qua col TCS all'1, che lo facevo sempre, sempre avuto il TCS all'1. Qua, qua. Sì, è l'ultima, amico mio. L'ultima gara. Sono stanchissimo. No, no, va che roba! Dai, ma cosa succede? Sbaglio io, sicuro? Va, va! Che cazzo lo metto dal 4? Che non apre? Madonna ragazzi, cioè, la BRZ la prendevo sempre quando poi con le altre non riuscivo ad andare forte perché stava ferma, non si gira. E invece adesso, boh. Dai, cazzo, girarsi? No, che palle. Ah, va! Che cos'è? Non mi trovo più, raga, con la BRZ. Ovviamente se Charder e Locky non è cambiata nulla, è cambiato solo a me. Abbiamo l'ultimo giro per poter fare almeno un tempo. Almeno un tempo, 1,23, 6. O mi devono riambientare ancora alla VRZ, ma caspita, mi sono trovato bene quando ho comprato la Cayman stasera. Volete dire che mi sto ambientando alla Porsche e mi sto disabituando alle giapponesi? Il corso Porsche è stato devastante per le altre.
quelle che non riuscivo a tenere in strada, mo le tengo, e quelle che prima tenevo in strada, mo non riesco più. Non lo so, mi sembra che sto andando piano, così. Ah, ok, è cambiata anche per voi, non è solo per me. Ah, va bene, allora siamo a posto. Bravo Loki, bravo, bravo Sharder, grandissimi. Ah no, se è cambiata la BRZ, allora ok. Perché non mi ci ritrovo più. Ma che cosa hanno fatto? Hanno fatto tipo i cambiamenti Allora ragazzi, se... Ah, ok, allora. Guarda, posso fare l'ultima solo... Ah, ok. C'è in realtà là dentro uguale. C'è in realtà là dentro uguale. Boh, vabbè, incapibile sta cosa. Allora, voi ce l'avete la Cayman? Ce l'hai la Cayman, Loki? Beh, Sharder per forza perché... No, non ha fatto la livrea. Ce l'avete la Cayman? Sì, Loki? Loki sì, Sharder? Sharder? Forse non ha il telefono lui. Sharder? No, però ha appena scritto, scusa, ha scritto adesso. Sharder, ce l'ha la Cayman? Famo l'ultima qua con la Cayman, dai ragà, tutti la stessa macchina. SD che cazzo di gomme sono, scusa. No, aspetta un attimo. Allora. Sportive dure, raga, perché non ho altro. Allora, Cayman S, sportive dure. Ce l'avete? Cayman S sportive dure, un giro e partiamo, se no è troppo tardi per me. Facciamo con le due, che problema c'è? Ah sì, effettivamente si possono comprare da dentro le gomme. Allora, aspetta che non me lo ricordo mai. Ah, eccolo qua. Da corsa morbide. Ok, da corsa morbide, raga. Perché se le compro non me le cambia? Allora, un giro, raga, eh. Sportive, corsa morbide. La Cayman. Io non so se... Sharder ha capito. Cosa ha scritto? No, Loki ha scritto, ma Sharder no. Boh. Altre velocità, altre cose, bella, bella, bella. Non c'hai la Cayman? Ma quella che costa 100.000 euro, eh? Non l'hai ancora presa, amico mio. Devi prenderla perché devi farci la livrea, eh? Prendi una macchina come queste, dai, con gli stessi pipì. Tanto chi se ne frega. Io volevo provare questa perché mi piace. Prendi una macchina con i pipì più o meno come questa. Dai, se no facciamo... Cazzo, 38.000 euro per un cazzo ho speso. Allora, facciamo l'ultima con... Dai, l'M6, ce l'avete l'M6, raga?
Ce l'avete l'M6? BMW M6 GT3 in onore all'amico Andrea. Charger la M6 GT3. Ok, partiamo, partiamo, partiamo. Io vedo che uno non ce l'ha, 911 GT3, perché non metti la M6, ma Sharder, credo che è. Io non vedo Sharder che scrive. Ok, Sharder, dai, se hai l'M6 partiamo, facciamo una garetta e poi vi saluto, ragazzi. Una M6 GT3 Endurance. Aspetta un attimo, le gomme che, come c'ho sotto? Oh, merda, ma perché non ho da corsa morbide? Cioè, speso 60.000. Metti l'altra, dai. Ma sì, va bene, metti l'altra e partiamo, Sharder. Per me va bene, dai, M6, basta che è un M6. Endurance Sprint. Gli stessi. Dai raga, speriamo di fare una bella figura almeno l'ultimo. Sono stanco e non ho capito se hanno fatto un aggiornamento al volante, al feedback e anche alle macchine, alle gomme soprattutto, perché io ho visto che facevo Sardegna con la BMW, non cambiavo le gomme 15 giri, invece oggi l'ho fatto, ho dovuto cambiarle. Quindi non vorrei che hanno fatto dei cambiamenti. Vai. Scusa. In onore dell'amico Andrea. Ciao amici e amiche di Twitch. Allora, domani ore 14:30 vi aspetto a fare la gara di Formula 1, i 60 giri o quello che è, insomma, un paio di orette, e domani sera facciamo la regina dei sussurri con Destini, con Kevin. E invece la Lega la facciamo martedì, ok Andrea? Perché sto pensando che
dobbiamo fare per forza delle cose della regina dei sussurri, e l'ha comprata anche Kevin, e allora andiamo a sparare un po', così alterniamo giochi di guida a giochi sparatutto. Musica, musica. Neanche salutare? Madonna, è vero, ormai la live è andata quando fai tu la doccia. Ma che ce ne fregano della doccia? Non mica sento la puzza. Sì, vai. Ciao ragazzi, santi, amico Loki, Andrea, Andrea, mitico Andrea. Gianmarco. Madonna, non riesco più a capire perché mi danno via così tanto, raga. O sono diventato scarso da un momento all'altro, o sono stanco, o siete diventati troppo forti per me, Loki e Shard. Quasi da non fare più partite insieme. Diventa noioso. Allora, la prossima volta che gioco a Gran Turismo, devo per forza concentrarmi su, prima di tutto, comprare la macchina di Formula 1 del mitico Senna, perché la devo avere per forza, per forza. E secondo, devo per forza fare le gare online, ragazzi, quindi la prossima volta non giocheremo online e faccio le gare con la gente, perché devo platinarlo, devo platinare il Gran Turismo. Madonna, 1,26, sono sull'1,31,3. Come è possibile? Credo che non riesco a fare il Nürburgring con l'AM6. Boh, non lo so, raga, mi rimango sconcertato. Kevin, ci sei ancora in party? In live? In chat? Tutte le ho dette. Cioè, mi danno anche, capito? Non capisco. Non capisco. Sto andando così piano. Sembra, eh. 4 decimi meno. Incredibile. Cose sconcertanti. Ah, ragazzi, allora, ci saranno anche delle serate con Grid Legend, eh. Voglio portare Grid Legend, che me lo daranno il mese prossimo a settembre sull'EA Play. Ultimo giro da 11 a 15 secondi, incredibile, non ci credo. 1,31, peggio addirittura, 1,30, 4 secondi. 4 secondi, eh. Vabbè, comincio a ringraziarvi, ragazzi, grazie di essere stati con me. Alla live di Gran Turismo, ci vediamo domani sera con, no, domani pomeriggio alle 2:30 con Formula 1, la gara del Belgio.
corriamo col mitico Charles Leclerc. E cosa posso dirvi di più? Grazie di essere stati con me. Belle galettine online, abbiamo comprato auto. Bella Sharder, grande che hai vinto, grandissimo. Ok, dai, allora possiamo salutarci, belle gare, bella serata passata insieme. Domani pomeriggio 2:30 vi aspetto col Formula 1, troppo tempo, troppi secondi, non so che cosa è successo al Formula 1, al Gran Turismo, forse è io che sono troppo, che non gioco da tanto. Te la devo lasciare la vittoria. Ok, perfetto, vi siete sportellati, bene così. E come si dice, ragazzi, dai, bravi tutti, tanto lo facciamo per divertirci. Ti ho dato una legnata finale. Vi siete sportellati, bravi, avete fatto bene. Io ero dietro per i cazzi miei senza neanche una motivazione per poter competere. Non so se è dal volante, non so se sono scarso, non so se sono stanco o non so se è così. Se siete troppo bravi voi. Comunque grazie Loki, bravissimo, grazie Sharder, bravissimo, grazie Sharder della livrea che è veramente bella, è fantastica, devo dire la verità. Grazie Andrea, Gianmarco, Kevin, tutti i nostri amici che sono stati in party, anche se siamo pochi, siamo buoni, spero che con il freddo arrivino tutti. E grande, grande Loki, grandissimo, grandissimo amico mio, guarda che livrea che ha fatto il grandissimo Sharder, qui si parla di cose fantastiche. Ciao Loki, dai, ci vediamo domani pomeriggio se ci sei, anche tu Sharder, e ci vediamo tutti amici miei. Ciao, buonanotte a tutti. Allora, devo lasciare 1 minuto e 47 di pubblicità e poi chiudo la live. Intanto chiudo sia la mia voce che anche il mio video. Faccio andare le immagini fantastiche della livrea di Sharder. Ciao amici, grazie Sharder, grazie Andrea. Buonanotte, buonanotte amico mio. Ciao Andrea, grandissimo. Dai, domani ti aspetto il pomeriggio se ci sei, se no la sera Destiny 2, andiamo avanti con l'amico Kevin e martedì giochiamo a Formula 1 La Lega. Scusatemi se non faccio Formula 1 La Lega domani sera, ma sinceramente dopo tutto il pomeriggio di Formula 1 ne ho anche un po' pieno le scatole, quindi ho deciso in questo momento di fare Destiny 2 La Regina dei Sussurri domani sera con Kevin e chi vuole giocare con noi, chi ha la Regina dei Sussurri vuole giocare con noi a Destiny, senza problemi può venire a giocare con noi. Vi ringrazio, vi chiedo di fare un po' di pubblicità, la gente sta tardando a arrivare, ma spero che a settembre arrivino tutti i nostri amici e anche di più. Fate un po' di pubblicità al mitico Marco Drums Game Channel. Ciao ragazzi, a domani. Mi muto e chiudo, faccio vedere solo la mitica livrea di Sharder.